buonasera. Ricordiamogli chi siamo, dai dai, noi siamo il gruppo Aregola d'Arte. Michela, che cos'è successo? Io? Lo zambo mi fa prendere paura. Lo zambo si è abituato a lavorare senza regole, ma oggi non è così. Lo zambo si è abituato senza di voi. Ma sapete che potevamo fare un video allo zambo prima che entrassimo, mentre lui ballava tutto allegro la canzone. Era felicissimo. Ma erano i Five. Ed eccoci qua questa sera noi di Aregola d'Arte. Vi allieteremo con un pochino di arte e la diretta della partita degli strozzagalletti. Io ne ho già strozzato uno, sono un punto. Infatti il nostro Cristiano, che di cognome fa Galli, ecco perché dovrebbe far ridere questa cosa. No, parliamo che la partita di oggi pomeriggio de strozza del galletto ha vinto vincitrice l'Islanda 2-1 sull'Austria, e l'Ungheria ha pareggiato 3-3 col Portogallo. Tre galletti contro 3. Ma se l'Islanda si dice Iceland, che vuol dire terra del ghiaccio, perché la Groenlandia si dice Greenland, che è terra verde? Perché loro hanno i galletti verdi. Ah, ok. Comunque io sono morto stasera, sono strozzato e non ci sarò più. Ciao. Quindi ciao. Scriveteci e mandateci dei vocali, delle telefonate, fate quel cacchio che volete al numero 338 1595 362. E vi ricordiamo che dalla scorsa settimana chiamiamo anche le persone, quindi mandateci un messaggio sul numero e la persona che dobbiamo chiamare per rompergli le scatole e noi lo facciamo. Così si becca la partita in diretta. E facciamo come i giochi a premi, chi indovina il nostro quiz vince un frigo a legna. No, vince un galletto da strozzare. Il galletto di Aregola d'Arte, sei tu. Sì, ma non è che posso morire 4 volte in un giorno, cioè. Allora, andiamo con la musica? Andiamo con la musica. Oh me, oh ti, oh Tony. Eccoci tornati. E ti non l'hai detto però. Non hai detto E.T., che non fai l'alieno stasera. No, questa sera faccio il tifoso. Non tifo mai calcio, ma durante gli europei mondiali a me piace. E dunque informiamo i nostri amici radioascoltatori che in questo momento la partita continua 0-0. Non è vero, perché tra poco entro in campo io e ribalto la situazione, perdiamo. Che bello, non ho ucciso ancora nessun galletto. Ma mi hai ucciso tu, quindi uno è morto effettivamente. Cioè io sono morto, sto parlando dai microfoni dell'aldilà. E hanno un sacco di microfoni, prendono radio scialla, solo radio scialla però. Ah. Bene, le tronco io le stupidate di Cristiano, dai, le tronco io. Michela, intanto, di cosa ci parli questa sera? Allora, di una cosa interessante. Cioè beh, le sue cose interessanti sono sempre un po' così dubbie. No, le mie sono sempre interessanti. No, sono sempre poco interessanti. E tu non eri morto. Hai ragione, vado a morire di nuovo, scusa, vai avanti. Ciao. Ogni mercoledì sera, dall'8 giugno al 31 agosto, quindi già da stasera, a Cisano di Bardolino c'è il mercato serale dell'artigianato. È sul lago di Garda, ovviamente, ed ogni mercoledì dalle 18 alle 23. Il mercato serale dell'artigianato si tiene in piazza del porto di Cisano e riunisce pezzi d'artigianato di ogni tipo, per tutti i gusti e per tutte le tasche. Si tratta di uno dei pochi mercati serali sul lago di Garda e segue una tendenza degli ultimi anni, la stessa che anima il Festival dell'Handmade di Verona, che ne avevamo parlato. Sì. E quindi, allora, ricapitolando, siccome è per tutte le tasche, io posso mettermi tutto il mercatino in tasca, va bene qualsiasi tasca, no? Di più grande, di più piccole, va bene? Ci e sta? Vanno bene tutte le tasche. Va bene. Muori. È la terza volta, basta, non muoio più di 3 volte. E al mercato, se a questo mercatino si può trovare di tutto, quindi delle pitture, degli oggetti, arredo per la casa. Potremmo andarci per la prossima commedia. Aeroplani, carro armati, mitragliatori, Kalashnikov, una barca, 4 cetacei e un dodo. No, i dodo no, li hanno finiti tutti, perché li davano come gadget omaggio quando uno comprava 3 barche. No, in realtà sono morti come galli qua. Infatti sono sempre uccellacci. Una roba allora di famiglia. Anche lì fanno gli europei. Sì, no, lì è un'altra cosa, non è quello del galletto, è del dodetto, ma vabbè, è il dodipetto.
vabbè. Comunque andateci perché è molto bello. È molto bello. Sì, ma bello. È bello, insomma. Ma artigianato, dunque, se io volessi una sega, lì la trovo? Ma non lo so, io avrei una battuta, ma forse meglio che non la dico. Scriveteci al 338 15 95 362. Michele, lo ripeto. È meglio perché non ho capito. 338 15 95 362. Mettete mi piace sulla nostra pagina Facebook a Regola d'Arte e sulla pagina di Sciallo Valeggio. E ricordate che tra poco chiameremo qualcuno, ma andiamo con la musica. Ed eccoci qui, ho perso le cuffie. Che malsana idea far entrare la Michela. È proprio una malsana idea. La prima cosa è stata perdere la cuffia. Incredibile. No, volevo salutare il Max, che è il nostro super ritardatario. Ciao! Scusami se io lavoro mentre tu non fai una mazza dalla mattina alla sera. Caro, io lavoro tutti sì. i giorni. Sì, e cos'è che fai? Sono... Sì? Guarda, già il fatto che ci hai pensato. Lavoro al... lavoro in un'azienda. Sì? E cosa fai in questa azienda? Sto al telefono tutto il giorno. Quindi praticamente fai la classica segretaria che cazzeggia l'idea. No, quella. Che segretaria? Come no? Mi faccio le unghie. Le segretarie nei film cosa fanno? No, sono le estetiste che si fanno le unghie. Comunque, non inventarti scuse, riabbere lo spritz, non dirci cagate. Comunque, andiamo avanti. La partita è ancora 0-0, giusto Zambo? Zambo conferma. E noi aspettiamo il gol dell'Italia, che non arriva. Mannaggia sto gol. Non dire queste cose, c'è gente che è morta a casa. Long che poi va a terra. Chi è che va a terra? Long che è più basso di Bonucci. Chi è morto? Allargando che ha detto che Pinocchio è più basso di Bonucci, lo sappiamo. Calcio d'angolo per l'Irlanda. È invidiabile la mise di quel tifoso. Long non accetta le scuse perché sono pieni di soldi. Pallone giocato corto da Brady, poi Hendrick, ancora Brady in mezzo sul secondo palo, il colpo di testa viene tentato. Intanto c'è lo Zambo che sta soffrendo terribilmente per il gol mancato. Beh, intanto togliamo la partita che ci sono cose più interessanti. Del tipo? Ce le dirai tu, immagino. Sì, ovvio. Dai. Del tipo dell'artista che, Cristiano, non ho trovato quello che dipinge con le orecchie, ma quello che dipinge con la lingua. Con la lingua? Eh sì. Come lui, serve a dire? Lui praticamente che cosa fa? A differenza di tanti altri artisti, lui ha deciso di dipingere con la lingua. Infatti nel mondo ci sono presenti una vasta gamma di artisti. Scusate se mi sono interrotta, pensavo mi togliesse il coso delle cuffie. Ma tu devi andare avanti, in imperterrita. Mi fa diventare comunque sorda. Dici di sto tipo che fa i limoni ai quadri. Allora, l'artista è un insegnante indiano. Sì. Che dopo aver applicato i colori sulla tavolozza e averli mescolati con la lingua? No. Intinge la lingua nelle varie tonalità e comincia a dipingere alla sua maniera. Muovendo la testa riesce a creare dei buoni effetti che gli permettono di realizzare opere complesse, soprattutto di stampo moderno. Le donne sono felici, immagino, con lui. Per realizzare un quadro solitamente impiega 3 o 4 giorni, un tempo decisamente breve. E durante la sua carriera artistica vanta di aver realizzato anche l'ultima cena di Leonardo da Vinci, un quadro di ben 8 metri. Io me li immagino troppo. Fatto. Io ho memorizzato una sua intervista. Ah sì? Sì, 2 punti a capo. Sì. Grazie per avermi invitato, è stato molto bello. Ho fatto il quadro molto velocemente e mi sono scottato la lingua. Un po' di colore ancora, ma è stato bello, grazie. Infatti, facendo questa cosa riscontra dei problemi fisici. Infatti, ha male alla lingua, dolore alla mascella, mal di testa, sì, perdita della vista e anche della memoria. Vacca di, ma ne vale la pena? Dopo aver fatto un quadro si ferma per qualche settimana prima di farne un altro. In compenso ci sono anche lati positivi. La moglie è sempre felice. Dai, l'ho capita adesso. Sì, ciao, sei un tesoro. L'artista prima di... Sì. Ehi,
Se del casino in studio. L'artista, prima di usare la lingua, aveva provato a dipingere anche con il naso, con il mento, con i gomiti, con i piedi, con entrambe le mani, e addirittura ha provato a realizzare quadri andando in bicicletta. Come sarebbe a dire andando in bicicletta? Non ne ho più parlato. No, allora dopo dobbiamo approfondire questa faccenda. Per lui è diventata una grande passione e se non dipinge non sta bene. Quindi... certo, infatti. Andiamo avanti, chiediamo ai nostri amici radioascoltatori come preferirebbero che dipingesse questo tipo, perché gli manca solo lo sfintere, a quello che ho sentito. E ditecelo al 338-1595-362. C'è Cristiano che intanto mi fa segno del lobo. Sì, se dipingesse col lobo sarebbe una cosa carina. E intanto noi ricordiamoci che questo qua fa il paio con quello che lo faceva col pene. giusto. Sì. Siamo tornati. Non sento nulla dalle mie cuffie. Come però sei anche perspicace sul fatto che dici che siamo tornati. Cioè sei, hai proprio questa vena perspicacia. Come Michela, tu che sei studiata, dimmi cosa voglio dire, perché non lo so. Sei una medicina. Molto bravo, ma non è vero. Però vuoi dire che è molto bravo. Sì, sei bravissimo. Io un giorno ti sposerò. Ok, allora se mi permettete voglio riprovare a fare l'entrata. Vai. E volevo dire ciao a tutti, siamo tornati. Io sono Max, qua di fianco Cristiano, anche se nessuno interessa. La Michela qua davanti, ma vabbè, non importa. Lo show sono io, ciao a tutti, come state? E lo Zambo? Sì, è lo Zambo, ma chi se ne frega, lui è il DJ, quindi è dietro il computer. E noi siamo il gruppo A Regola d'Arte. E comunque sei una bruttissima persona, perché ti sei dimenticato di dire che c'è la Erika qua che è venuta a trovarci stasera. E niente, non lo so, però cioè, eravamo lì tranquilli. Senti, la porta che si apre. Ciao a tutti, sono Erika. Ricordatevi che io sono il presidente. C'è anche Leandro. C'è anche Leandro che ha parlato prima. Non so se qualcuno l'ha sentito. Comunque, la settimana scorsa, in realtà, io e lo Zambo abbiamo ricevuto un bellissimo messaggio in cui si diceva, non si sa, in cui si diceva che si sta molto meglio senza il Leo e il Max. Vuoi uno spoiler? Vuoi uno spoiler? Sono stato io col telefono di mia mamma. Che bastardo. A dire la verità, io penso che con la mia voce super sexy si stia più che bene. Quindi queste qua sono solo calunnie. Io non accetto queste cose. Basta. Comunque la tua voce super sexy penso faccia diventare più o meno un deserto del Sahara qualsiasi ragazza. Non per insultarti, ma aspetta, però ci sono anche i cactus o c'è solo il deserto? No, però ci sono anche le oasi, quindi magari qualcuna la trovi e... Max. Comunque Michela, dai, dici qualcosa, che sennò qua andiamo male, andiamo malissimo, vai. Perfetto. Allora, parlando sempre di artisti, lo sapevate che c'è un artista che... chiama Jordan Mangosan, che dipinge usando la luce del sole. Qui ogni tanto la partita che mi parla sotto, ma fa lo stesso. Puoi spiegarmi come funziona la pittura solare? Certo, questa tecnica si chiama pirografia. Ed altro non è che la decorazione del legno mediante delle bruciature. In realtà, per mettere in pratica questa tecnica si utilizzano degli strumenti appositi. Ma c'è qualcuno, come per esempio il nostro Jordan Mangosan, che preferisce usare... L'hai detto giusto due volte, complimenti. Grazie. Che preferisce usare la luce del sole amplificata con una lente di ingrandimento. Quindi praticamente lui dipinge sul legno bruciandolo con la lente di ingrandimento. E se dà fuoco ad una formica? Mi dispiace, sono animalista io. No, dipinge soprattutto paesaggi, quindi gli fa il paesaggio anche alla formica. Ma Michela, qualcuno gliel'ha detto a questo Mangosan che vendono i pirografi? No, allora niente. Poverino. Come non sai cos'è un pirografo? Leandro non sa cos'è un pirografo. Michela, spiegaglielo tu che lo sai. No, io devo andare avanti qui a spiegare. Dopo glielo spiego, tu vai avanti allora. L'uomo, abbiamo detto, che dipinge i paesaggi ed inizia realizzando una bozza matita sul legno per poi fissare definitivamente l'immagine con la lente di ingrandimento. È un lavoro ovviamente molto lungo e per un'opera servono infatti svariati mesi. La carriera di questo signore ragazzo scusate, non è stata semplice. Infatti ha dovuto per diverso tempo lavorare come grafico prima di poter rendere l'arte il suo unico lavoro. Questo qua sì che non c'aveva proprio una mazza da fare.
Poverino. Un po' come quello che... Vi ricordate quando abbiamo parlato della statua fatta con le gomme da masticare? Ah, sì. Ecco, la stessa identica cosa, solo che questo qua... Il mio sogno è andare in questa statua e spiaccicargli la mia gomma da masticare. Non credo che sia una buona idea, sai. No? No. E comunque, visto il tempo che c'è ultimamente, mi sa che questo Mangosan ultimamente non lavora più, ma noi lavoriamo tanto e lo Zambo ci manda una nuova canzone. Musica maestro! Bentornati, stasera abbiamo finalmente chiamato degli ospiti. E chi saranno? Beh, non sono famosi, ma sicuramente sono speciali. Facciamoli entrare. Ecco, Luisa, Carmen e Carlo e Cucino. Ma l'ultimo nome mi sembra particolare, ma vagamente familiare. Comunque sono qui per sfatare il mito che dopo gli esami di maturità non si trova lavoro. Partiamo subito con Luisa. Buonasera. Io ho trovato lavoro abbastanza in fretta. Nel giro di un mese, dopo il mio 94, ho trovato subito lavoro come segretaria d'azienda. Ottimo. Sicuramente l'impegno che hai messo nello studio durante gli anni ti è servito. Possiamo sapere che azienda è? È l'azienda di mio padre. Ah, quindi con le conoscenze si è trovato lavoro. Bene, ma passiamo a Carmen, che ha chiaramente espresso di sottolineare il fatto che ha trovato lavoro senza conoscenze o raccomandazioni. Esatto, ciao caro. Ciao. Oh, l'inizio è molto triste. Volevo diventare una fashion blogger come Chiara Ferragni, ma purtroppo le mie due doti esuberanti non raggiungevano mai il milione di like su Instagram. Ah. Così mi sono presentata all'azienda dove lavoro e dopo un lungo colloquio con il capo, che non conoscevo, ho avuto subito il lavoro. Sì, ma temo che lei si sia portata a letto il suo capo per avere il lavoro. Oh, beh, certo, ma mica lo conoscevo, è stato difficile. Giustamente, ma forse è meglio passare a Carlo, ecco, che c'è scritto che lavora... In una nota compagnia telefonica, come posso esserle utile? Deve essere una deformazione professionale. Comunque può esserci utile raccontandoci la sua storia di come ha avuto il lavoro. Ma mi pagate per dirlo o non ma mi pagate? Come? Beh, no, perché le spiego. Le chiamate oltre 19-32 minuti sono a pagamento. Ma non stiamo chiamando. No, ma scusi, che ci faccio con delle cuffie in testa? Allora? Siamo in radio, dove deve raccontarci come ha fatto a trovare lavoro. Cercandolo, come vuole che abbia fatto secondo lei trovare lavoro? Vabbè, forse è meglio passare. Io chi le devo passare? Un collega? Lei digita? No, no, se ne vada, Ve ne vado. Passiamo un attimo a Cucino. Salve. Io sono Cucino una cacata, il vostro sponsor. Ma scusi, ma che ci fa qui? Stavamo parlando di come dei ragazzi hanno trovato lavoro dopo la maturità. E sì, lei si mischia. Certo, io sono stato uomo ricco e sono stato anche uomo povero. E grazie al mio ristorante cinese con delizie di nutri a gatti. No, si fermi qui con l'elenco. Comunque io ho fatto molti soldi. Scusi, ma se lei era povero, come ha aperto il suo primo ristorante? Appena io ho finito scuola, ho trasformato casa mia in ristorante. Così non pagavo IMU, che qui in Italia tutti i ladri politici. Ah. Si spende troppo. E per quanto riguarda gli ingredienti, sa, ho l'ovistato in un bidone da una parte, poi ho cercato nel fosso di fianco casa mia e ho trovato tutte delizie OGM che uso il mio ristorante. Ma che schifo, ma c'è gente che viene a mangiare nel suo ristorante? No. Ah, scusi, e com'è diventato ricco? Super l'Enalotto e stupefacenti. Ah, almeno qualcuno di voi ha un messaggio da mandare ai ragazzi che hanno affrontato la prima prova della maturità. Io ho un messaggio per ragazzi. Ah. Antico proverbio cinese dice: la prima prova di maturità è la prima prova alla disoccupazione. Ma che proverbio è? È inventato da me. Io sono anche poeta. Ho scritto anche un libro. Si chiama
ti scrivo una cacata. Sì, ma andatevene via, siete solo dei buffoni. E a proposito di buffon, voi ascoltatevi la nostra musica e noi ci godiamo la partita dell'Italia. Forza Cina! Ma che Cina, sei europeo? Sono gli europei. Vada via, vada via. Per favore. Mazza la stangona. La rimessa laterale per l'Italia. Mi sei ingannato. Hai detto, la palla così deve essere stata deviata. Lui chi è? La. Lui chi è? La la. Difficile farlo con te. Mollalo. Mollalo. Michela, Michela, mollalo. Mollalo. Appunto, perché l'hai portato con te? Esatto, potevi mica lasciarlo a casa. Esatto. È per la mia vocina. Il triangolo? No, scusa. È solo a due o quattro, perché quattro gambe. Se mi faccio il culo a trapezio va bene lo stesso. No, perché il trapezio ha una forma triangolo, io lo rifarei. E bentornati, avete capito lui chi è? L'hai capito tu, Leandro, lui chi è? No. Come non hai capito lui chi è? Chi lui è? Lui. Ma lui è lo Zambo! Lo Zambo è presente in tutte le canzoni, dal 1937. E ad adesso lui c'è sempre. Tu, fammi un esempio di una canzone, ti dico che c'è lo Zambo dentro. Tu mi dici una canzone. Il Pulcino Pio. Il Pulcino Pio è. Lui è quello che suona. No, lui è quello che suona qua. È presente in quel modo lì. Scusa, ascoltami la. Ai ai cocco Zambo. Ai ai. Tu hai scritto il testo, tu hai scritto il testo. No, lui è quello che vende il cocco per spiaggia. Cocco bello, cocco fresco. Sì, ma quest'anno non è che gli vada molto bene. Zambo fresco, Zambo poco bello, ma comunque fresco. Perché comunque, Zambo, dici una cosa che io sto fremendo dentro. Questa sera hai preparato la tua top 3. Ho preparato una bellissima top 3 che viene direttamente dagli anni 80, i miei anni, caro. Ok, dopo l'ascoltiamo, dopo l'ascoltiamo. Spero non sia come quella dell'altra volta. Bene, amici radioascoltatori, adesso potete non ascoltare più la radio. No! Ah no, tocca a te! Ah, ok, vai, allora parla Michele. E si sta riproponendo adesso quanto capitato per siamo ancora 0-0, giusto? Sì, è una partita veramente triste. Ma voi la sapete una cosa? Noi staremo facendo la radiocronaca in radio delle uniche persone che non stanno guardando la partita, che dunque non gliene fregherà assolutamente niente. Ma siccome noi gliela stiamo dicendo, avranno già spento la radio. Non ci sta ascoltando nessuno. Ma tu mi hai detto ora basta ascoltare la radio, io ho messo la partita. E comunque tu mi dici ripartiamo con la radio. Io